Secondo boss, Morgos. Allora, questo boss è altrettanto semplice, cioè, allora, sono tutti semplici. La difficoltà sta nel fatto che bisogna fare gioco di squadra in tutti i boss, vale così, e che non bisogna stare a pensare per i cazzi loro, quindi. Questo boss si fa in questa maniera, i melee stanno ai bordi della mappa, i caster al centro. Allora, ora questo boss che fa? Fa questa pozza che noi dobbiamo cercare di evitare. I minion che sparano lo uccidono subito e quello dovrebbero uccidere i caster, potrebbero uccidere. Questo boss praticamente è così, è una stronzata, cioè stai qui, appena compare la scritta questa, Corrosive Solution Move, uno si sposta e va avanti, se è un melee, se è un caster, come vedete i caster del centro possono stare benissimo. Al solito la skill gialla va bloccata, perché può rompere le balle ai caster che stanno lì al centro. Qua fa la soluzione corrosiva e bisogna schivarlo al solito. In questo modo. Cioè è molto elementare questo boss, non è che ci vuole la scienza per ucciderlo. Ecco, vedi, di nuovo, saltino e si passa al punto successivo. È molto semplice. Salto e si continua a picchiare. Skill gialla si blocca, però al solito se io non la chicco non la chicca nessun altro, perché sono dei nabbi, parliamoci chiaro, sono dei nabbi. Non tutti, ma buona parte sono nabili. Tutta roba da mago esce, io non lo so. Vabbè, comunque, è molto semplice questo boss, come avete visto.